Allora andiamo con Dragon Ball, andiamo avanti con Dragon Ball. Normale. Se andiamo in duello, vediamo che abbiamo sbloccato un po' di personaggi. Ma noi continuiamo con la storia. Ora ci sono le pari opportunità. Questi mica si cerettano. Accende Silk e Epil. Con sapore che fa malissimo lo squirt statico. Se tu mi citi Silk, mi viene in mente Silk Song, che ancora non si sa quando uscirà mai. Ah, è vero, a fine agosto esce pure Blasphemous 2, però mi dispiacerebbe portare in live al lancio. Mi sa che a mercoledì potrebbe aspettare. Allora, un attimino, stiamo qua. Un ventilatore, spero che non si senta e spero di sopravvivere. Facciamo storia. Dobbiamo andare al torneo, che c'è un nuovo torneo. Anzi, la ceretta. Che mica la ceretta. Forse prendo una cosa che mi ha fatto vedere Joystick Sim si chiama. E qualche 10 dopo World 2. Warhammer 2. Andiamo. Vedo ragazzi, sono mezzo rincoglionito e stanco, però andiamo avanti. Forse potrei chiudere prima la live, non lo so, vediamo. Sono trascorsi 3 anni e è giunto il giorno del nuovo torneo mondiale. Pensi in che 3 anni sono trascorsi già. Hai capito, come vola il tempo. Laser così soffre tanto ma una volta sola? Con laser non dovrebbero ricrescere in teoria, o sì? Dover potenziare i suoi allenamenti e quali incontri spettacolari darà vita? Muten Goku non è ancora arrivato, cosa devo fare con lui? Cosa sta facendo Goku? Non arriverà in tempo. Wow, manca solo 3 minuti. Ehi ragazzi, come state? Meno male, che ci fai sempre a stare sulle spine? Ok, ora, buona fortuna lì dentro. Va bene, vincerò sicuramente. Dai, che cazzo. Spacco tutto io. Sky continua a non voler scendere sotto i 25. Ed è uscito 20.000 anni fa. Sì, però il fatto è che ancora viene richiesto e ancora viene aggiornato pesantemente ogni anno. Quindi se la prendono comoda e dicono no, compra e basta. Fatti i resi sui baffetti ed è doloroso, sì, ma una botta e via sulle gambe non fa male. Ah, ok. E sui baffetti immagino qua, insomma. Torneo mondiale. Ah, contro Jaozi. Contro il nano. Beh, ogni hanno fatto un sacco di aggiornamenti nel corso degli anni, però lo so, non lo seguo. Dimmi, sei davvero tanto forte? Guarda, 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 sto qua, guarda, guarda, guarda. Certo, non perderò contro di te. Va bene, mi impegnerò al massimo. Questo è un incontro tra la scuola della tartaruga e il suo rivale, la scuola della gru. La scuola della gru adesso inizia, c'è pure Tenzing, Tenshinhan, vabbè. Diamo inizio al primo incontro. Tenshinhan è corretto il nome. Madonna, madonna, sto nano. Come se non fossi nano, però insomma. Lui resta nano per il resto della vita. E stai fermo! Mamma mia, non stai combattendo per niente, Josie, eh? Che mi pare che in italiano era. Nel cartone l'avevano chiamato Riff. Addio Tenzing! No, quello è in Z. Addio Tenzing in Z.
Non è baffuta, è sempre piaciuta però. Ah, beh. Ognuno è il suo. È un trucco giapponese, sì, però è sempre nano, eh. No, aspetta, cinese, cinese, non giapponese. Stiamo parlando di Josie. Ce l'ha fatta, chissà se il maestro Buten ha assistito. Mi pare che era cinese, no? Goku contro Krillin, let's go. Goku, non osare combattere senza impegno. Certo, ovvio che non lo farò. Perbacco, ora assisteremo a un incontro tra due membri della scuola delle tartarughe. Bene, sfidante, l'incontro ha inizio. Ok, ma spero che sia una sfida effettiva, che prima non lo è stato per niente. Non volevo più colpirlo perché volevo fargli la combo a terra. Oh, non mi è partito. Mi ha fatto il launcher. Anche infatti mi ha sorpreso in quel posto. No, bastardo. Niente, ti volevo finire la Kamehameha, anche se non l'ho ancora perfezionata, però vabbè. Ma che mi sta recuperando, eh? L'ho ucciso con la parte finale della Kamehameha, penso. Voglio dire una cavolata, ma il volto bianco lo facevano quelli del teatro giapponese Kabuki. Sì, questo sì, ma non erano gli unici. E credo sia proprio ispirato a quello, a prescindere da dove arriva Jozu. Invece, il vestito di Jozu, io mi ricordo che assomiglia molto a quell'immaginario di vestito. Non so magari il volto, però il vestito me lo ricordo molto, che è una roba palesemente cinese. So che non mi ricordo adesso il nome. Presente, ma ho vinto. Poi magari è un misto di cose. Contro Tenshinhan. Dai, è finalmente la prima volta che incontriamo Tenshinhan. Sarà un gioco da ragazzi sconfiggerti. Qua era cattivo, una volta era cattivo. Sono emozionato all'idea di sfidarti nell'incontro finale. Dai, cosa hai fatto al mio Facebook? Mi sta chiudendo la pagina e noi chiamiamo la Calabria. È la mia presenza. Ma io non l'amo neanche la Calabria. Mostrami la mossa che hai tenuto in serbo finora. Allora, chi sarà il campione? Diamo inizio all'incontro finale, ma let's go. C'ha più barre, lui non vale. Ops. Oh cazzo, pure lui c'è teletrasporto. Stai calmo.
Guarda, guardalo. Non me ne fai tutte le braccia diverse, del più il numero di braccia maggiorato, non me lo fai, eh? Cazzo faccio perché sono fuori testa. Ah, vuoi finirti con la cosa? A posto. La Calabria non ama te? Esattamente. Ma la Calabria non ama nemmeno se stessa. Ma si perdona l'aver generato Ray. Zavo, comunque domenica facciamo partire qualche clip di Strumox. Ma perché? A me se Ray non fosse mai nato, mi vede la città del futuro. Invidiamo direttamente per essere così. Ce l'ho fatta, ho vinto. Cos'è successo? Il concorrente Goku ha vinto. Goku è il campione che ha vinto! Ha vinto il nuovo torneo mondiale. E si gode i festeggiamenti dei suoi amici. Ma... credete di mettere qualcosa sotto i denti? Ottima idea. Ah, whoops! Ho dimenticato la mia sfera del drago e l'asta del potere. Sarei stanchissimo, lascia che ci pensi io. No, no, Krillin, stai fermo lì. Krillin, no, no! No! Wow! Infatti, mi ricordavo gli eventi che non andavano a fine così. La voce di Krillin! E Krillin muore per la prima volta. E vai! Cosa succede? Krillin è stato ucciso! Era un mostro, è stato lui a uccidere Krillin. Cosa? Ha preso anche la sfera del drago e un elenco dei partecipanti al torneo. Era Tamburello, se non sbaglio. Una delle tante. Non mi ricordo quante volte muori in tutto Dragon Ball, tutto, però questa è la prima morte. Due volte muore, ok. Allora, il fatto è che il meme che muore tantissimo Krillin in realtà non è propriamente vero. Però effettivamente credo che non muoia esageratamente volte, mi pare due. Una contro Freezer e una qua. È un meme che è quello che muore di più. Sì, vabbè, cioè, ci siamo fatti il meme anche il... come si chiama? E il Team 4 Star ci ha fatto un sacco di meme su sta cosa. Yamcha è morto più volte. Ma contro Buu morivano tutti. Contro Buu morivano tutti. Se contiamo pure quello, nel senso invece di morte singola. Italia 1 deve sempre le solite puntate. Sì, in Italia 1 dava una ripetizione la morte di Krillin. Sì, infatti esplode tutto il pianeta. Se contiamo anche quella, sì, però insomma la contiamo un po' per tutti, la morte. Dannazione, dannazione! Aspetta, Goku, non puoi andare! E invece va. In GT moriva, però GT non lo conta nessuno perché non è canonico. Sì, però in GT moriva contro C17... cattivo, perché c'era la clonazione, c'era un altro C17, con l'altro C17 diventato... che porcata di... E la... già GT fa cagare. Quella saga è la peggiore di GT, che già è brutto GT, quindi è incredibile. Esatto, esiste. Cappello di Shen acquisito. Posizione di Tenshinhan nel duello. Eccolo qua, Tamburello. Ma guarda, ti dirò, il punto è che la parte dei draghi e la parte di Baby, concettualmente, erano pure interessanti, ma le hanno fatte male. Le hanno proprio gestite male. Ti ho trovato. Non ha avuto brutte idee, completamente, GT. È che la maggior parte sono state gestite proprio male. Fermati, chi sei? E dammi la mia sfera del drago e la vita di Krillin. Ma Super Saiyan 7 è il livello più basso in assoluto che si è raggiunto. Poi dico il deve ragazzino, vero? È morto. Mi fa piacere saperlo. Cosa? Però si trova... La prima parte si può diventare un po' più interessante, che tipo si infila in tutte le persone. Vegeta che si fa controllare da Baby non lo perderò mai come idea. Vabbè, perché Vegeta che si fa... pompare a Super Saiyan 4 a muzzo dalla macchina che si è inventata a nulla Bulma, che erano le onde
Bloods, Buzz, che era quella roba. Non è mai stato canon. Non è mai stato canon. Neanche all'epoca. Era stato, diciamo, gli avevano fatto fare qualche cosettina a Toriyama, tipo qualche design. L'hanno voluto continuare la Toei solo in forma di anime, ma non è mai stato canon neanche all'epoca. Così come la stramaggioranza dei film dell'epoca, anche alcuni che a me piacciono pure, non sono canon. Ha ucciso Krillin e ora io ucciderò te. Dai, Goku! Sembra interessante. Però proprio che farai la sua stessa fine. Oh, Madonna. Guarda il tamburello che si incazza qua. Botti qua, scusate, chiedo scusa. Calabria. Spero che non li sentite troppo, ecco. Guarda il tamburello qui che fa il tamburello. Chiedo scusa. Scusate, mi muto il microfono. Ciao Steve, buonasera, come stai? Stavo mutando perché c'è troppo casino con i botti che rompono le palle durante l'estate qui, chiedo scusa. Un film? I film non c'era roba tipo Cooler, c'era Cooler, c'era Slug, c'era Broly quello vecchio, c'era, come si chiama? Janemba, ci stavano 50 cose nei film, ma nessuno di questi era canonica. L'unico film che era semi-canonico era quello... L'ova, vabbè, come volevo chiamarlo, era quello di Bardock. Ma semi-canonico, non è neanche completamente canonico, che io lo adoro quel film. E poi, diciamo, l'hanno cambiato e reso canonico nella nuova versione del film di Broly nuovo, che è diventato canonico pure Broly, ma solo il Broly nuovo è canonico, quello vecchio no. Come stai, Steve? Tra in film con Broly, sì, Bio Broly lasciamo perdere, vabbè, non è che gli altri siano tanto meglio, però Bio Broly è terribile. Terzo era Janemba, io lo adoravo. No, manco quello. Solo Trunks. Sì, quello di Trunks sì. Però mi ricordo che al tempo l'origine con Bardock c'era, era stata, non lo so se era retroattiva, era stata inserita, ma non era completamente canonico neanche il film di Bardock. Però mi piaceva un sacco quel film. Vabbè, è stato cambiato, ripeto, c'è la versione di Super adesso. No, Gohan non ha mai visto in testa a Broly, no. Però sì, c'era praticamente... Cosa mi narri, Steve? Cosa mi narri? Sì, letteralmente nessuno di quei film era canonico. Nessuno. A parte quello di Trunks del futuro. Come può un demone come farsi sconfiggere da un semplice umano? Ti porterò con me. È esplosa la nuvola Speedy. Poi se non sbaglio c'è anche quello ciccione. C'è anche il demone ciccione, ma non mi ricordo come si chiama il demone ciccione. Sì. No, l'ho preso in pieno. Chissà quanto tempo è passato da allora. Ehi tu, chi credi di essere? Guarda chi c'è. Per quello ciccione non mi riferivo a lui.
Tranquillo, oggi ho giocato un po' di capitoli, dico, grande. Com'è fatta la remastered? È fatta bene? Io sono Goku, tu chi sei? Yajirobei. Goku, che strano nome, io sono Yajirobei. Che ricordiamo che senza Yajirobei avrebbero succato tutti contro Vegeta, eh. Se non c'era lui che tagliava la coda, tutti nella merda erano. Poi hanno giocato un po' di palla avvelenata e l'hanno scoppito Vegeta. Oh, quella cosa appesa al collo. È una sfera del drago. Quella è una stella. L'ho trovata 3 anni fa, c'è qualche problema? Così Goku si è imbattuto in Yajirobei. Mech non si dica, ha trovato una sfera del drago. Ma Re Piccolo è giunto a intralciare il cammino di Goku. Se devi gasarti, non è comunque un calabrese. Manda, premetto, non sono un cazzo di super, ma il gatto del cazzo non è più lazy come saga? Rispetto a roba di GT. Il gatto del cazzo intendi Beerus? Non è un vero nemico. Cioè, sembra che è un vero nemico, ma non è un vero nemico. Diventa poi, diciamo, l'allenatore insieme a Whis, poi diventa l'allenatore, però insomma, ti prende sotto la sua ala. Alla fine, ma non è un cattivo, è uno là che vuole solo cazzeggiare e mangiare. Cioè, fatico pure a. Cioè, sì, è una saga, potremmo dire, ma fatico pure a considerarla una saga quella. Ma Re Piccolo è giunto a tracciare il cammino di Goku, non dura neanche tanto. Eccolo qua. Io, Re Piccolo, sono venuto fino a qui per uccidere un piccolo mascalzone come te, piccolo che uccide un piccolo mascalzone. Era molto piena di gag e altre cose. Non puntava tanto ai combattimenti o altro. Anche perché Beerus non, cioè, non combatteva neanche, gli faceva il culo a tutti in un attimo. Fatto benone. Anche senza controllo di touch a schermo singolo rende a bestia. Bellissimo, lo recupererò poi sicuramente nella versione remastered. Ho visto poi che stavi facendo un torneino, se non sbaglio, di Street Fighter. Beerus è uno dei PG migliori di Toriyama. Beerus è un bel personaggio, anche Whis mi piace. Uno dei PG migliori. Secondo me. Cioè, personalmente non lo considererei così. Però non è un brutto personaggio. Mi piace Beerus. Re Piccolo? Secondo me ci sono due sfere del drago anche qui. Ehi hey Goku, puoi avere questa sfera. Sei tu il boss di quel tizio che ha ucciso Krillin? E ha rubato la mia sfera del drago? Ti terrò in poltiglia. Goku è finito. E ora mi fai il culo, se non sbaglio. Minchia, quanta. Ma non c'ho neanche vita! Parto già. Vabbè, effettivamente mi ha fatto. Mi aveva fatto il culo. Cioè, mi ha buttato giù tamburello e sono malandato. Questa la devo perdere quasi sicuramente. Non. Forse la puoi vincere lo stesso, però non è facile. Guarda com'è incazzato, piccolo. Che non è così piccolo. Sì, ho succato a bestia. Vabbè, si migliora, si migliora. Io è un bel po' che non tocco Street Fighter 6, voglio tornare a toccarlo perché mi manca. Lo adoro quel gioco. Vabbè, tu non conti, Re, ti piace Gotenks palesemente? Pensiero fallo. Mi piace la trasformazione di Gotenks. Gotenks Super Saiyan 3 mi piace molto come design, come personaggio non mi piace. La trasformazione però mi piace. Ehi Goku, cerca di prenderti, ehi. Mi piace la fusione di due bambini. Così come mi piace Gogeta. Io preferisco di design Gogeta a Vegeto, Veget. Mi pare Veget. Vegito, ma Vegito, Vegito. Anche se mi piace pure Vegito. Dannazione, non era assolutamente la sua altezza. Era pelle dura, vero? Senti, odio chiederlo. Ma mi porteresti alla torre di Karin? Non posso muovermi. Bene, non mi dispiace accompagnarti fin lì. In cambio ti preoccuperai di farmi mangiare. Era importante mangiare. Così come gli Yajirobei si dirigono alla torre di Karin. Nel frattempo Re Piccolo ha ucciso il maestro Muten dopo un estenuante combattimento. Sì, perché Muten non lo fa vedere qui. Muten aveva tentato il modo per sconfiggerlo. Piccolo, il re piccolo, il grande mago piccolo, che era quello di utilizzare la Mafuba. Non c'è riuscito ed è crepato.
Perché per utilizzare la Mafuba deve avere un grande impiego di forze fisiche e lo ha ammazzato tentare questo approccio anche, e non c'è riuscito. È così che c'è proprio nel deserto. Ricchi. Si girano? Sì, la Mafuba. Praticamente doveva fare la Mafuba, infilarlo dentro un vasetto, una cosa sì, un contenitore, e chiuderlo con un sigillo. E la fiaschetta, esatto. Però non c'è riuscito. Ha preso altre scuole del drago, quindi il potere di Shen è ringiovanito. Per finire, ha ucciso Shenlong. Uccide pure il drago. È fatta, sono invincibile. Ammirate questo corpo, sono di nuovo giovane. È giunto il momento che il re governi il mondo. Goku e Jinbei iniziano a scalare la torre di Karin. Al momento di salutarli, Karin era già al corrente di Re Piccolo. Per poter liberare il potere sopito in Goku, suggerisce di usare l'acqua mistica. Acqua mistica? Esatto, portentosa acqua degli dei. Saberò diventerò più forte? Non saprei. L'acqua mistica è una bevanda speciale che risveglierà la potenza sopita nel tuo corpo. In tal caso potrebbe berla per sicurezza, non è vero? Ma l'acqua mistica è terribilmente velenosa. Se sopravvivrai al veleno, l'acqua inizierà a fare effetto. Nessuno di quelli che ha bevuto l'acqua è sopravvissuto. La berrò. Sono incosciente, morirai! Non morirò, devo vendicare qualcuno. Capisco. In tal caso, vieni con me. Dimmi, dov'è quest'acqua mistica? L'acqua mistica è in fondo alla grotta, dentro questa giara. Vai, entra nella giara e trova l'acqua mistica. Va bene, sono pronto. Voglio vederlo, Popo, non si è visto, Popo. Cerca di non morire. Ah, devo fare tutto il dungeon, ok. Ok, non mi ricordo che ci stavano sti cinghiali con le pistole. Però facciamo di sì. Tu l'hai giocato questo qua, Steve? Perché è davvero un ottimo gioco di Dragon Ball. Bene o male, narra tutta la prima serie ed è davvero bello. Che cazzo. È neanche difficile trovare bei giochi della prima serie. Aspetta che fai prendere al mercato. Sì, questo. Eh sì. Bravo. È davvero bello. Io l'avevo giocato tanti anni fa. Lo ricordo benissimissimo, però mi ricordo che mi piaceva molto e l'ho voluto appunto riportare. Cioè, riportare. Portare per la prima volta in live. Perché merita tanto. Ma è un labirinto, non è che mi sto perdendo. Oh mio Dio, che ci fa questo? Mi sa che trovo di tutto qua. Bene, spero di non perdere. L'Advanced avevo giocato anche i Legacy. Quelli mi sa che li avevo forse provati, ma mi manca da giocare per bene. Che non mi sembrava fossero neanche male. Sono andato completamente a caso, spero di. Aspetta, qua ci sono già passato. Credo. Sì, infatti. È un labirinto, devo fare attenzione.
È passato di qua? Sì, c'era passato. Oh my god, fammi rientrare. Qua sotto mi pare che non ero andato, però. C'è un panino, quindi no. L'avevo visto il panino. Non ricordo come Legacy, devo giocare di 20 anni fa. Vabbè, sì, è stata una vita. Però non si andavano male, erano più RPG. Sì, secondo elementi RPG erano. Me li ricordo vagamente, ma me li ricordo decenti. Ah, Zago o Nyx, me l'ho fatto uno shout a Steve. Steve è fantastico, ragazzi. Punto esclamativo SO più il suo nick. Chiocciola il suo nick. Prima era terribile. Allora forse avrei giocato un altro, non mi ricordo. Comunque mi sto perdendo. Forse devo andare qua sopra, ma puoi andare da un'altra parte. Sì, forse da qua. Poi forse andiamo da quest'altra parte invece di andare a destra. Sì, questa è un'area nuova. Ok, credo che stiamo andando alla parte corretta. Non me l'aspettavo. Mi sa che devo fare una bella rincorsa. Non lo so, andiamo qua. Ah no, questo loopa, ok. Wow, c'è Yamcha con un bazooka! Dai! Da puoi che mi lancia le bombe. Oh mio Dio, ho preso. No, dall'altra parte. Ok. Ma di che? Ma stai scherzando, Steve? A me si è scolorito, vabbè, tipo un ricordo, immagino. Ah, ok, si procede. Mi sa che sarà un po' lungo sto dungeon. Vabbè, siamo quasi alla fine della storia della prima serie. Ci dovrebbe essere. Adesso non mi ricordo se c'è la parte. Ci dovrebbe essere. Se vogliamo seguire tutta la prima serie. La parte con l'altro piccolo, però. Non mi ricordo, onestamente. Beh, sto subendo troppi danni. Devo seguire tutti gli eventi. Vediamo. Capitane, sto subendo. Ok, qua c'era solo un panino, va bene. Almeno mi sono curato un po'. Oh, l'ho trovata? Minchia, ora c'ho la camera effettiva.
chi sono. Vai. Qua? No. Oddio, ho scelto quello sbagliato e lo devo fare. Oddio. Lo stabilito. Ok. Oh, Krillin. Ricordiamo in questo momento dovrebbe essere morto, però non so, è tipo un ricordo, un'altra roba. Ma dai, la sonda ha attraversato la mia e mi ha sciottato. Sì, si conclude con Budokai dove incontra Gigi e combatte con Pigpen. Perfetto, non mi ricordavo se si concludesse in quel modo, però... giustamente ci sta. Ma là che c'è un watch point. Ci mancherebbe pure che non ci fosse quella parte. Anche se qui l'incontro con Cici piccola non l'hanno ancora... non l'hanno fatto vedere. È passato un po' a parte. Oddio. Mi fa il culo. Facciamo attenzione, eh? Mi passa ora attraverso. È quasi morto. Non ci posso credere. Ma dai. Che imbarazzo, sì. Oh mio Dio. La sua comunque mi supera lo stesso. Lui fa, c'ha tipo l'hyper armor e... mi frega lo stesso. Oh mio... ok, non gli posso stare vicino. Ha troppa... becca tutto e mi fa più danno lui.
Ops. Porca boia, che roba. Ho aumentato la vita massima. Ok, devo aumentare la barra di sotto e la vita massima. Mi sorprende che tu non sia morto, sei davvero incredibile. È vero, lo sento. Non sono più lo stesso di prima. Ok, adesso andrò a dare al re piccolo una bella lezione. Ho persino deciso di scommettere su di te. Appresso, nuvola Speedy. Sai una cosa, Goku potrebbe vincere questa sfida. Dai. Let's go. Castello di Cho. Ah, eccolo là, quello grasso. Sei un debole. Tenzin Shinan. Sei un debole. Muori. No, stai calmo. Tu. Goku non può essere. Così eri tu, Tenshinhan. Ma sono sicuro di averti ucciso. Vattene, Goku. Vattene immediatamente. Ora lo farai. Dovevi avermi colpito in quel modo. Non la farai franca. Non possiamo lasciare in vita un tale stupido. Ah, Drum si chiama, Drum. Uccidilo subito. Minchia, come si realizza. Aspettiamo la camera e ce la si fa, dai. Wow! Veloce, eh? Molto facile. Ma c'ho pure i minion piccolini. Piccolo tamburello questo. Wow, calmi, eh. Forse c'è un coro un po' più chiaro. La vita non fa mai male. Ehi, Matt, buonasera, come va? Ok.
Oh, vita massima, buono. Bello! Avvicinati qui! Che se no non ti posso prendere! Oh mio Dio! Persona molto particolare! Inizia a soffrire un po' la nostalgia, ma tutto bene. Ci sta, ma sei pure all'inizio. Ci devo ancora abituare. Sì, ma io non riesco a. Ce la farei col tempo, ti passerà. Però la sentirei sempre un poco, però quando poi vedi se riesci a tornare. Oh, finalmente. Non volevano scendere. Sembra un po' degli Psyduck. No, dei Psyduck, dei Golduck. Sì. Bene, il gioco è finito? No. Però ci eravamo incastrati malissimo, è stato stranissimo. Comunque sì, siamo più o meno alla fine della trama principale. Questa parte è quella finale? Quasi, è una parte finale, non è l'unica parte finale. Cioè questa parte e poi dovrebbe esserci l'ultimo torneo. Che è quello contro il figlio di Piccolo, Piccolo. Junior per intenderci, in caso non utilizzassi, vogliamo utilizzare la nomenclatura del cartone italiano. Forse questo gioco finisce con Re Piccolo? Dici? Cavolo, ma se finisce da. Sarebbe un po' brutto. Però non me lo ricordo, onestamente, è passato troppo tempo quando l'ho già giocato. Cioè, io non ci rivedo farmi un modello di Goku grande solamente per l'ultima parte, però. Quanti cazzo sono?
Oh, sono arrivati gli aliens. Tocca bruciarlo. Mamma. È incredibile che tu sia giunto fin qui. Non vuoi proprio saperne di morire. Già, sono venuto per sconfiggerti. Sei un verme. Lascia che ti mostri la mia forza. Io valgo il doppio di te. Avrai la morte che meriti. Ok, combattimento. Wow, mi ha fottuto. Ah, come l'ho mancato? No! Poi lui si teleporta, giustamente. No! Accenati che era piccolo. Oh mio Dio! No, troppo lontano. Guardalo. L'ho mancato e non l'ho mancato, ma alla fine l'ho preso almeno. Moriva qua, che ricordo vedere la prima volta per venire risuscitato a cose così. È successo prima, no. Viene battuto la prima volta, ma non muore. Questo è il secondo sconto, però sì. Le foglie, più che diventato giovane, sono ribotte, almeno ha mantenuto il canonico potendo scendere. Il primo scontro che succedeva è che Gogo aveva perso, chi lo salvava? Yajirobei che lo portava da Karin per fargli bere l'acqua santa. Non può essere vero. Metterò tutta la mia energia in questo pugno. Pugno penetrante, lo penetriamo. Cappino sacro. E l'ha penetrato. Ho vinto. Com'è possibile? Come ha potuto farmi sconfiggere? Ma non credere che la razza demoniaca sparirà tanto facilmente. Che poi si scoprirà che in realtà non è una razza demoniaca, però vabbè. Esplode così. Questo è il caso. Nel piccolo il demone è stato finalmente sconfitto. Però non l'ho visto vomitare l'uovo. Quindi mi sa che forse il gioco davvero finisce qui. Così, grazie alla sola potenza di un ragazzo di nome Goku, il mondo è stato strappato dalla morsa di Re Piccolo.
Poco dopo Goku chiede a Dio di resuscitare Shenlong e riporta in vita Krillin, il maestro Muten e tutti gli altri. Esplodono, qua esplodono. Le avventure di Goku proseguono, ma questa è un'altra storia. Ok, quindi ci lascia appesi col finale. Nel senso, non c'è il finale finale di Dragon Ball normale. Finisce con Re Piccolo. Che schifo, è un po' bruttina come cosa. Non c'è più piccolo piccolo. No, non c'è più piccolo piccolo. C'era solo piccolo grande, ma piccolo piccolo ancora non è sputato. Abbiamo trovato prima, mentre stava arrivando da piccolo, l'uovo, quello che sputa, come oggetto collezionabile. Ma finisce qui il gioco, a quanto pare. Best PG? Qual è il vostro best PG della prima serie? Del pre-Z, diciamo così. È appena morto, però! Sai che non so. Ci sono comunque un sacco di personaggi della prima serie. Tanti che tra l'altro sono morti nella prima serie. Cioè, nel senso, ci sono, ma Kuriyama si è dimenticato. O non li ha fatti più comparire, o non si vedono più per altri motivi. Fanno tutti un po' cagare, ma come? Ma come? Ma come tutti un po' cagare. Puoi selezionare Krillin in modalità storia. Questo era quello che mi diceva Erblo. Che fino al 100% devi fare qualcos'altro. Selezionare extra nel menu di gioco. Voglio vedere che è stato dell'extra. Puoi selezionare minigioco nel menu di gioco. Salvataggio. Sì, perché tipo per finire al 100% devo fare anche livelli anche con Krillin. Extra cos'è? Che? Ah, extra è tipo posso rifare i livelli come mi pare. Vado qua e faccio i livelli come mi pare, suppongo. Scusa, qua esce il bastone, qua esce il bastone, qua esce la nuvola. Qua esce il bastone. Immagino che intenda se è un livello aereo o no. Sì, qua ad esempio si combatteva in aria, è vero. Vabbè, questo è semplicemente un stage select. Scusa, se io vado qui, tipo... Ah, posso selezionare pure il tipo di torneo, 21esimo e 22esimo. Sì, ma per tornare indietro nella schermata... Aspetta, forse lo faccio dopo. Da qua, aspetta. No, non alla mappa. Ma possibile che non c'è un modo per ritornare alla schermata di prima? Sto premendo tutti i tasti, possibile immaginare. Premi B, sto premendo tutti i tasti. L'unica cosa che fa B è non farmi vedere altro. È stranissima sta cosa. Cioè mi toglie la scritta prendendo B. Strano. Poi lo riavvio. Facciamo prima. Ovviamente la mia console originale. Minigioco che è? Spaccaroccia. Ah sì, gli unici due minigiochi che si possono fare. Poi c'è duello, che puoi selezionare sei personaggi a quanto pare. Vabbè.
Non può essere neanche piccolo. Fammi vedere Jackie Chun. Faccio un combattimento così a caso. Jackie Chun c'ha sempre la mossa da Kamehameha, no? Come mossa speciale. Sì, sempre la Kamehameha, direi. Contro Krillin, minchia. Forse nella storia, se finisce anche un Krillin, potevi usare tutti i personaggi sani in lotta, però. Però nella storia. Mi sembra di sì, mi sembra che l'ha accennato Erbro. Ma infatti adesso vedremo un attimino. Usciamo. Quindi immagino devo fare storia e mettere Krillin invece di Goku. Guarda, per me si può pure fare. Se non sbaglio, sono tutti i stage tagliando tutta la storia dove usi Krillin. Onestamente, io non so che cambi. Nel senso, magari è un moveset abbastanza diverso. Beh sì, però un po' più diverso. Sono pelato anche. Che poi in realtà non è pelato Krillin. Krillin è rasato. Ma ti becchi C18? Che è la cosa migliore. E non è il bastone. E dopo ti... Esatto. Però vabbè, però lì parliamo nello Z avanzato. Cioè. Qui purtroppo non si fa nessuna. Anzi no, allora, ad essere onesti, c'era... Adesso non mi ricordo se era solo nel cartone e non c'era nel manga. Perché non l'ho letto il manga, quindi non sono sicurissimo. Però ci stava... Come si chiama? Maron? Nel cartone? Che era praticamente una Bulma un po' diversa, era più o meno simile come aspetto. E dici minchia Krillin? In sta camera Krillin. Alla fine il nano pelato attira, attizza. La zoccolone, esatto, è un pischellino, lì se non sbaglio, no? Qua sì, qua è piccolino. No, 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 la via divertente Bulma. No, no, vi parlo di durante lo Z, ci stava nel cartone Maron, mi pare che si chiamava. Ma non so se c'era nel manga, però nel cartone c'era. Che era una Bulma un po' più zoccolone, diciamo così. Ho detto minchia, complimenti. Vabbè, ci... poi vabbè. Vabbè ragazzi, si è fatto C18, quindi insomma... Beh, se vuol dire un cazzo. Come ci arrivo? Non mi fa andare oltre? Devo cavalcare sti cosi? Ah no, lui ha... Aspetta. Oddio. Aspetta, posso saltare sui nemici? Posso saltare sopra i nemici, aspetta. Mi pare di sì. Oh mio Dio. Perché non arriva lì sopra come ci arriva Goku? Ah no, aspetta. Ah no, ha un doppio salto. Ha un doppio salto sto stronzetto.
Goku non ce l'ha il doppio salto. Oh mio dio. Ok, ce l'ho fatta. Ha un doppio salto, lui non ce l'ha il doppio salto Goku. Vabbè, direi di lasciarli a questo punto. A meno che non voglio vedere delle cose, però queste cazzo di porte, come le sblocchi? Sempre bloccate, sono. Minchia, non è male, Krillin, eh. Che trovi? Oh, sì, no, no, c'ho troppo usato. Quella è bra, la figlia di Bulma e Vegeta è bra. Scusate, sto leggendo un po' in ritardo. Solo che... Vabbè, la versione che abbiamo visto noi da grande è quella di GT, che non è canonica. L'unica altra che abbiamo visto è quella di Super, ma in Super ancora non è un'altra. È un po' un casino, sì. No, bisogna fare solo doppio salto e basta normale. Però non avevo capito che c'avesse il doppio salto. Perché Goku base non ce l'ha il doppio salto. Pensavo fosse una copia carbone di Goku, in realtà non è completamente diverso, però c'ha delle diversità. Ah, e non ci sono i filmati, quindi let's go. E c'ha tutti i poteri fin del potere, la potenza fin dall'inizio. No, no, mi dissocio assolutamente, Nix, cosa stai dicendo? Oggetto da collezione Nuvola Nera acquisito per combattere in cielo con Krillin. Ah, è vero, perché Krillin non era puro e quindi non poteva stare sulla nuvola Speed. Gli hanno messo la nuvola nera qui. Speedrun, ma let's go. Salto pure le parti, basta che si va avanti. C'ha la nuvola nera lui. Perché è impuro Krillin. Pensa alle cose zozze Krillin, non va bene. Fatto. Sì, devo fare perché poi è viola. Vabbè, ma di vola nera, diciamo. Con la smack baseball. Perché invece era una bella smack face. Ma era pure uno stronzetto Krillin all'inizio. Ok, ora siamo contro. Sì, direi che si può spindarannare molto velocemente. È molto forte Krillin, c'ha tutto di base. Parte con tutti i potenziamenti di base. Non ci sono i filmati. Direi che si può pure 100% a questo gioco.
non faccio cazzate, ecco, si farà. Si fa molto facilmente. Come se finisce la storia quando muori? no. Sarebbe interessante. Ok, ora si va là. Sì, stiamo andando spediti, stiamo andando. Castello di Pilaf, c'è tutto il castello. Mi depura nel modo più naturale. Plim plim. Plim 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 plim. E poi non so se ci sono oggetti da raccogliere. Che sono unici per lui. Comunque vi dico, cioè, sarà che ovviamente Goku non c'aveva niente fino alla fine, cioè doveva potenziare poco a poco, ma. Però è fortissimo Krillin. È molto veloce, fa già il doppio salto, la combo è molto più corta e fa un sacco di danno, c'ha la Kamehameha già al massimo, cioè minchia. Vedere che qui ci possa arrivare ma solo con Krillin. Qua con Goku non ci poteva arrivare prima. Oh madonna. Non so se c'è qualcosa là sopra, però voglio vedere se ce la faccio, perché non è facile fare un Wojak su sto gioco. È difficile fare il watch a questo gioco, è tremendo. Oh madonna santa. Vorrei vedere se c'è qualcosa lo sopra. Oh mio Dio, santissimo. No, non c'è un cazzo. Beh, mi sono dato il pensiero almeno. Precei 160.000 euro di danni morales a Mezzago. Perché? Aspetta, poi. Ma di danni morales come Miles Morales? Mi ero l'avvocato, ma come cazzo scrivere? Colpa tua, ho i peni alle caviglie. Ma che cazzo? Cosa sta succedendo? Troppa vita a caso. Ah, però Krillin non può deflettere i proiettili. Ah, li può annullare però col calcio. Ma li può deflettere, però li può annullare. Vediamo. Sì. Potrebbe essere molto preciso, ma sì. Cosa? Ma alla mossa di
The Symphony of the Night. What the fuck? Che crime? Aspetta. Può fare un mega jump? Che cazzo? Madonna! Speedrun sì! È proprio una testa di cabo, Ray. Che cazzo state dicendo? Questi quei coltelli. Guarda che combo che fa pure in aria. Quest'ora non l'avevo vista con Goku, ecco. Ok, sono arrivato qui ma non c'è niente. Ok. Va bene. Niente qui? No, ciao. Madonna. Non è che c'è il tavolo già. Ok, così scendo. Ah, non c'è niente. Devo rimettere, non c'è niente.
Ah, yeah. Top Krillin per le speedrun. Cazzo. Madonna, corre, guarda. Doppio salto, il salto in lungo. Cioè in alto. La corsa, le combo decisamente migliori, molto più veloci. La camera già completa, ottimo. Stai fermo. Non ci sono i filmati, ecco. Ha delle combo aeree molto buone a colpo di Goku. Fisce bene in aria. Mi si è bruciato il culo. Perfetto. Salvataggio, salvato, dai, let's go. Prossimo livello è il livello della esatto, della roccia. Che Krillin barò. Cioè, alla fine i nemici, a meno che non mi blocchi, non li posso evitare pure tutti. Basta che non cado come un coglione. Il resto va bene. Sì, qua c'è la roba con Goku, ma l'abbiamo presa. Ma gli scontri con Krillin li farò Krillin versus Krillin, no? Cazzo di volte. Ma dai, che cazzo è? Là ho preso la vita perché non c'era la questione della pietra, ecco. Ma si fa al contrario. Troppo veloce, sono stato più veloce degli spuntoni. Quelle porte come si aprono non ne ho idea. Forse si apriranno una volta che ho finito pure con Krillin, non lo so. Che sto vedendo. Sono un coglione! Esiste di me creare 3 special edition di Dragon Ball? Before it was cool. Ecco, devo rifare sta parte. Un coglione per correre. Ho rallentato. E poi ora che ci penso, è uscito nel 2005 questo. O 2004, no, 2004 dovrebbe essere uscito.
Là c'è scritto 2005, di forse solo la versione europea del 2005. Vabbè, anyway, cioè, è uscito nel 2005, mi sembra pure Devil May Cry 3. Facciamo cazzate, che ricado di nuovo un coglione. No, troppo in alto, stai calmo. Bastardo. Vira me la vorrei. Ah no, meno Goku! Grande! Meglio che la special edition del 3, di Devil May Cry 3. Che lì sfidi te stesso. Però con un colore diverso. Bello che sfidi proprio effettivamente Goku. Però mi chiedo, ad esempio, i match che ha Goku nei tornei. Gli farà Krillin o Krillin avrà i suoi match nei tornei? Tra poco lo scopriremo. Ecco, questo è fatto. Vediamo. Che tipo, se mi sconto con il puzzone sarebbe bellissimo. No, ha gli stessi match che ha Goku. Ok. Sarebbe stato figo, però vabbè, dai. Capisco anche questo. Che la cazzo è veloce. È velocissimo, è molto più veloce che di Goku. Krillin è meta in sto gioco. La barra piena poi che c'ho mi viene molto più facile. Allora sono contro Nam. Sta tutti dialoghi giustamente. E poi chi aveva Krillin contro nel primo torneo? Era il puzzone, ma non ricordo chi altri. Mentre Jackie Chun. No, non era Jackie Chun, era Nam. Che aveva quella che si spogliava. Non mi ricordo come si chiama, però mi ricordo che si spogliava. Toriyama. E però si chiama forse Run Fan la tipa. Morta. Nella seconda è morta. Ecco, non c'è chi giunto. Ma dove? Smetti di stare in aria. Oh my god. Che veloce di la bestia. Per lo scatto velocissimo.
Devo ricordare che lui si teletrasportava. Non me l'aveva fatta questa. Spero che c'ha quella mossa. Bello che io non ho visto questa mossa caratteristica. Che figata. Che poi magari si può fare con della combinazione, ma io non le so fare. Strano, ti ricordi solo che si spogliava? E vabbè, Ranfan letteralmente l'unica cosa che faceva era spogliarsi. Cioè vinceva perché si spogliava e si attizzavano le persone. Oh, la torre della forza. Ma era tipo contro Nam, mi sembra. E poi Nam, diciamo, stoico, riesce a... Cioè, un po' imbarazzato, però ce la fa a sconfiggerla. Era una stronzata la Toriyama di quei tempi. Si divertiva un sacco con queste stronzate Toriyama. Dai, spinneremiamo, dai. Utilissimo il doppio salto, troppo utile. Fortissimo. Ah, ci sta il robot. Si è fatta molto più fatica con Goku. Bastardo, maledetto. Vabbè, era anche depotenziato Goku. Però Krillin è proprio una marcia in più. Comunque sto pensando cosa portare prossima settimana e vorrei portare una bella roba, vediamo. Magari iniziare una mini saga. Ci stava un gioco che adoravo giocare su PlayStation 2 e ci sono tre giochi a riguardo. Vorrei portare anche altro che avevo lasciato un po' in sospeso. Tipo, come si chiama? Non mi viene il nome. Tipo Dino Crisis, Project Zero. Iniziare magari Resident Evil vecchi. Parasite Evil lo portare. Vediamo, vediamo.
Wow, che bombo combo che le scappa con lui. Posso fare il launcher. Beh, questa è la versione facile, poi diventa un bordello dopo, però. Non dovrei avere problemi in teoria. Quelli qua. Prendo tutti in fila. A posto. Ma voglio quanto meno tempo ci sto mettendo a fare questo livello. Vabbè, sto pure saltando tutti i combattimenti che non sono necessari. Poi in realtà, Osham, se ci sei, c'era una cosa che a me era rimasta sempre un po' male e volevo rimediare. Non si apre stavolta. Devi portare gli horror? Sì, ecco. Dicevo, non so se farlo subito, però sto avendo in mente di riportare come si deve, per tentare di riuscire a finire una run, Darkwood. È uno di quei giochi che ho lasciato in sospeso che mi dispiace perché è finissimo Darkwood. Ma l'avevo gestito proprio male con le cose pomeridiane. Lasciato da bere e rifiuti in un loop di merda e tiltato a schifo. Sì, poi l'avevo ripreso dopo tanto tempo e non mi ricordavo più come cosa. Cioè, è un gioco che devi giocare con una certa costanza e sapere bene come muoverti e fare sempre attenzione e farti proprio un piano. Io facevo live quando capitava il pomeriggio e l'avevo gestito di merda. Se faccio più attenzione fin dall'inizio, me lo studio bene fin dall'inizio e lo seguo per bene, secondo me ce la faccio. È tosto il gioco, ma secondo me è fattibile. Poi Darkwood è uno di quei giochi che più dura, più vai avanti, diciamo così, più diventa tosto. E più tempo fai passare, e più è, più è peggio. Però se il gioco siccome il gioco mi piaceva, e come abbiamo finito non mi è piaciuto, penso che darò un'altra possibilità come si deve a Darkwood. Non so se adesso, non credo adesso, però. Ti avviso perché voglio portarlo. Ah, invece c'è sto qua dove. Ah, no, l'ho capito bene.
Perfetto. Andata via molto velocemente questa, bella. La caverna qui. Dai, Bulma, let's go. Basta, andiamoci. Cade malissimo. A te Matt piaceva Darkwood, no? Alla fine è horror. Survival. Nel senso proprio survival. Però... di natura horror, molto terrifico. Non so se l'hai mai giocato, Matt, ma... Darkwood, secondo me, ti piacerebbe un bordello. Forse lo troveresti molto tosto, perché lo è. Però... ha un'atmosfera fantastica. Sì, sì, l'hai giocato? Cioè, io personalmente Darkwood lo considero uno dei giochi horror di natura indie, in questo caso anche proprio survival survival, davvero ben fatto, uno dei migliori. Insieme a Signalis, ma lì siamo proprio in un survival horror classico. Non un tipo di gioco molto survival. Non c'è niente. Mai giocato? Ma l'hai visto? Perché non so se diciamo lo apprezzeresti giocandolo, perché è davvero tostissimo. È tostissimo. Ho trovato una capsula. Grande. Forse mi esploro un po' in generale. Però cioè io ti consiglio comunque di provarlo, perché è ottimo e ti mette un'ansia incredibile. Ma in generale, secondo me, anche solo a guardarlo ti piacerebbe molto. Oh my god. Ah, su, lasciatevi evitare.
Oh my god. Vabbè, se lo trovi su Switch, suppongo esista su Switch Darkwood, ti consiglio di prenderlo. Esatto. Però sì, sto venendo qua. Lo sto speedrunando piuttosto bene. Ho solo il timore di perdermi delle cose. Tipo, ci sono delle porte che sono chiuse e ancora non so perché sono chiuse quelle porte. Oh my god. Qua con Goku era più facile prendere questi stronzi in aria. Il bastone era più lungo per colpirli. Ok, ce l'abbiamo fatta. C'è roba sotto? Nulla. Qua sotto? Comunque è davvero bella, Plants Adventure è davvero un grande Joy Rumble. Peccato manchi l'ultimissima parte della storia di Dragon Ball Ba, della prima serie, però. Oh, il comandante blu. Ah, poi sarebbe stato bello se ci avessero messo la parte di Arale. Del comandante blu, sarebbe stato bellissimo. Ah, cazzo, però non lo devo guardare. Quando fa l'aura blu non lo devo guardare. Ma
Ah, da lì addirittura. Minchia, quella è nuova. E vai. E anche blu è fatto. Ora c'è la torre, quindi contro Tao Pai Pai. Devo tenere premuto un tasto e l'altro schiacciare. Mi confondo sempre male. Aspetta, che cosa? Cosa sta facendo? Perché si gonfia Krillin? Dato, guardate adesso. Ciao ciao ciao. La parte di storia si salta, giustamente. Oh, associo Red Ribbon, let's go. Sì, saltando la storia, ovviamente. In generale è molto più corto, ci sta. Penso gli devo dare la nuvola nera, che è più viola qua che nera. Perché la sua numero sfida ormai non ci può salire lui. Però se non ho visto la sua mossa speciale, qual è? Il colpo del sole! Ma il colpo del sole! Bellissimo!
Oh mio Dio. Ok, siamo arrivati qui. Let's go. Qualcosa qua? Che giornata. Oh, ho trovato un altro oggetto. Mi sa che tutti gli oggetti li posso prendere, cioè quelli che avevo preso con Goku non ci sono più. Però quelli che non avevo preso con Goku li posso prendere con lui. Però mi sa che a questo punto me ne sono persi tanti oggetti con Goku. Oddio, tanti magari no, però. Bello. Ero... Volavo. Devo fare un po' attenzione. Eventualmente se ci sono altri posti dove posso entrare. La scena di merda. No, non so la scena di merda, però non l'ho trovato certe volte gli oggetti. Qua ad esempio l'ho preso l'oggetto, non c'è. Qua però ci sono ste cazzo di porte che non si aprono. Come si aprono ste porte? Forse devo finire con Krillin pure per poter sbloccare ste porte. Ma pure con Goku non si potevano aprire le porte. Chiavi? Ma non si trovano. Con Goku non trovo niente. Con lui non sto trovando niente. Però ci sono delle porte in certi livelli che sono chiuse. Non si possono aprire. C'è niente qui. Cose grosse. C'è un mitra in aria, credo. C'è qualcosa qua, no? Thank you.
Ops. C'è niente qua. Qui. Vediamo. Qualcosa qua. No, ma vito. No, c'era solo una vita, va bene. Anche qua, no. Queste esplodono di fare attenzione, non stai vicino, non stanno esplodendo. Altra porta che non posso aprire. Niente qua, no? Oh my god. Ops. C'è proprio niente qui, no? C'è di giù, c'è di giù. Hamburger, vabbè. Non è quello che mi serviva però. Io mi blocco? Sì. Anche se romper molto. Oh ma no! Ok. Cassino, eh? Buonasera, Vodka! Come stai? Sto facendo tutte le parti di storia, ma usando Krillin. Ora stiamo lontano.
Come stai? Stardo me l'ha detto che mi stava mettendo. Mato. Già finito la storia. La storia con Goku l'ho finita, sì. In realtà non restava troppo da fare dopo l'ultima volta. Però sì, ho finito con lui. Adesso sto vedendo con Krillin. Vorrei solo caricarmi la barra lì e poi me ne vado. A posto. Comunque sì, tu ti ricordi, Vodka, che ci sono delle porte chiuse? Ti ricordi come si aprono? Forse devo finire la storia pure con Krillin. Cazzo è evito quella roba, non lo so. Non stavo molto più lontano. Stavo per morire di nuovo, però. Non lo so, forse devi sbloccare qualcosa. Boh, non lo so. Sono cercherò online. Palazzo di Baba. Ma porca puttana, non ci posso credere! Come fai a morire così? Niente, per correre, per inseguirlo, per finire prima, sono morto. Dio santo, quando succedono queste cose random. No, mamma mia, ma che è? Questa è la fretta che fa fare queste cose. Oh mio Dio. Ah, mi one shot a sta mossa. Mi one shot a sta mossa. Ora, non ricordo che faceva nel cartone, onestamente. Però davvero mi one shot con la mossa, ma che cazzo.
faceva nel cartone contro Goku, ma Goku era immune perché aveva il cuore puro. Vuoi dirmi che siccome sto usando Krillin, a Krillin invece one shot? Eh? Ma che bellissima sta roba! Non hanno messo questa cura in tutto, però in queste cose l'hanno messo le cure. Che bello! Ma che figata! Ma che cazzo? Direi che non ci metterò molto. A fine con Krillin, che la storia viene saltata completamente pure, quindi. Poi dipende, però. Che adesso le sto prendendo come un babbo. Gohan, mi spiace, non sei mio nonno. Oggetto a collezione. Ah, fantasma acquisito. Puoi scegliere sopravvivenza durante un duello? Che è uno sconto dopo l'altro? Wow. Ok, nuova roba, nuova roba. Quasi contro la squadra di Pilaf. Solo boss fight per questo. Facile, facile. E vado facilmente via. Faccio che ci accriviamo. Vai. Nuovo torneo Tenkaichi. E qui è dove muore Krillin. Però non morirà Krillin. Cioè morirà ma non morirà, perché lo si deve utilizzare. È un peccato che tutti questi personaggi che si vedono nel torneo e che combatti nel torneo e comunque in modalità picchiaduro non siano giocabili. Nel duello intendo. Oh, come l'ho fregato. Oh, ci posso credere. Fermo. Perfetto.
vai. E come è fatto? Poi c'è Tenshinhan, mi pare. Subito dopo. No, Goku. Prima con Goku ero contro Krillin, adesso sono Krillin contro Goku. Ottimo. Una volta vincerà Krillin, mi spiace. Ops. Oh mio Dio. Tra l'altro è Goku con tre tacche, quante effettivamente ne aveva in questo momento della storia. Madonna santa, basta, più o meno normalmente. E vai. Beh, come andiamo? A che punto stiamo? Sono con Krillin. Avevo finito la storia, adesso sto facendo con Krillin tutti gli stage. Ma ci continuano a essere quelle porte negli stage che sono chiuse e non so come si aprono. E come va? Come è proceduto con Mega Man 6? Si aprono nella sfida, ok. Che si sblocca dopo aver finito con lui? Ho sbloccato poco fa la sopravvivenza, ma è una cosa di duello. PG che mi serve, ma ne ho trovato un'altra a caso. PG intendi demone? Eccolo. L'ho ancora sbloccato, allora è dopo questo. Ok, allora vediamo. Perché mi sta meno. No. Oh mio Dio! Cosa? Cazzo cazzo di danno mi ha fatto! E poi... Non ci posso credere, mi batterà! Mi ha fatto... Mi ha shottato! Porca puttana! No, proprio in PC deve darmi un oggetto per evitare di prendere danni a ogni passo di questo dungeon. Ah, ok, minchia. Cioè, prendi danno a ogni passo in quel dungeon? Che non si capisce neanche come fare i dungeon, fantastico. Se mega fosse speciali, comunque non so come si fanno, onestamente. Tipo quella che ha fatto di poco fa. Mi piace io fare, sì, direi. Oh madonna. Guarda, cioè, mi sta dando problemi. Cazzo, no, non posso. Devo per forza stare in alto, perché sennò mi fa... Quando vuole me la fa quella roba e mi incula.
Volevi saltare, stronzo. Madonna, oh madonna, riesce a rompermi sempre prima lui. Uno scontro normale. Cazzo, quanti problemi che mi sta dando con Goku. Non ho avuto questi problemi, madonna. Non mi è partito. Non mi è partito long. Minchia. Ma è molto più difficile con Krillin. O sono stato scolato con Goku? Quel Perry comunque non mi ricordo come si faceva. Scollato con Goku? Ma non mi ha mai menato così tanto forte con Goku, ma... Avrei dovuto avere problemi in generale. No, ma sto succando troppo. Ma com'è possibile? Se vabbè, mi sono finito in faccia. Cazzo è fatto. Madonna santa, ma che è? Quando cazzo ti... Mi devo fare sto rush veloce. Questo lo prendo sempre, l'ho fatto sempre. Vaffanculo. Indietro più B per la parata. Ok. B per lato stronger del. Sì, vabbè, sì. Sì. Ok, non mi ha sbloccato la cosa qui. Ci sta dall'alto, vai. Contro Tamburello. Contro quello che ha effettivamente ucciso. Krillin. Di tiro le palle. So di aiutarlo. Guardalo! Dai, fermo! Ma è sempre più difficile. Con Goku delle ghiacce l'avevo rincoglionita, non lo so, però. Tutta sta bastardaggine non ce la, non la facevano con Goku.
Che pure finora il gioco è stata una passeggiata comunque. Mi guardavo, non so se arrivo volanti devo mangiare più pesce. Sì, però sei con la nuvola nera. Sai che puoi stunnarli? Come li stunni? Stunnarli permanentemente, intendi? Qua c'è la roba da fare per... labirinto, diciamo. Devo ricordare dove bisogna andare, mi pare di sotto. E poi qui? No. Insomma di no, qui, qui. Devo aggiungere ancora più giù. Dove c'era... L? Ah, tu dici con il il corpo del sole, sì. Forse mi sono... aspetta. Ah, sto rifacendo la stessa parte, aspetta. Devo andare di qua. Mio Dio! Di qua devo andare. L'altra tattica. Vieni, vieni, vieni. Ok, andiamo avanti. Ok, scontro contro Yamcha. Non ha funzionato, forse perché ero in quella posizione. Sprecato però. L'ho tolto. Poi ci sarà Krillin e lì sarà il problema perché lì mi ha massacrato Krillin. Ma ci sarà Goku, immagino, al posto di lui. Curarmi un poco, esatto, per questo ovviamente. Perché era l'altra porta, mi ricordavo. Esatto.
Vai. Era il primo, mi sembra, no, il secondo. Esatto. Ah no, sempre stavolta contro Krillin. Non mi scambia Goku per Krillin, vabbè. Cazzo. Perfetto. Che bella la faccia di in alto a sinistra. È bellissima, cavolo. Ultimo stage. È bellissimo. Era un bello stronzetto Krillin nella prima serie all'inizio, quindi ci sta. Bene, ora lo stage va avanti fino ad andare contro Piccolo. Diciamo prima, Herblock, che è un peccato che non ci sia la parte finale. Cioè, proprio l'ultima parte della prima serie di Dragon Ball. Con lo scontro finale tra Goku un po' più cresciuto, poco cresciuto e Piccolo Piccolo. Però... perché manca sorprendente quasi solo quello e ce l'abbiamo completo. Meglio così, perché? Non mi aspettavo avrebbero fatto un modello di solo per Goku grande, però si completava la storia della prima serie. Ma non c'è niente qua. È più bello quando Goku è piccolo? Vabbè, ma era comunque la parte della prima serie. Lo Z non ti piace? Chiamalo con Z, però sì, lo Z.
Dov'è? Quasi tutti. Mi piace la prima serie, ovviamente la migliore. Devo dire che per certi versi sono d'accordo. Nel senso, io in generale preferisco lo Z. Però è una mia preferenza, cioè è sempre una preferenza di livello generale. Però il punto è che tante cose che erano belle nella prima serie si sono semplicemente perse andando avanti. E tante volte mi capita di vedere la gente che considera tantissimo la serie, cioè Dragon Ball, ma dallo solo zero più che altro. A malapena sento sempre sento mai nominare la prima serie. Onestamente non è giusto, secondo me, perché la prima serie è bellissima, più leggera per certi versi, soprattutto all'inizio, ma aveva anche più arti marziali, meno cose super power. Anche se comunque con Super Power c'era lo stesso, però intendo, era più combattimenti effettivi di arti marziali o simili arti marziali, cose divertenti. È un appeal proprio diverso. Cosa che è cambiata completamente dallo Z in poi. Un pochino lo spirito della prima serie l'ho rivisto con Super, ma non so che opinione hai di Super. So che a molte persone non è piaciuto Super. Per me, nonostante ci siano degli alti e bassi, ho avuto abbastanza buono Super, nonostante tutto. Però ci sono stati vari bassi. Ho delle cose che potevano essere fatte semplicemente meglio. Mi riferisco all'anime, eh? Non mi riferisco al manga. Oh my god. Pure tu, Vodka, non so che cosa ne pensi. È cattivo il Super Mega Power, spacchiamo i panietti in mezzo secondo, bellissimo, cos'è? Di essere stati bambini e le risate che faceva la prima serie, è bellissima la serie, ma per tante cose, anche i combattimenti nella prima serie per certi versi erano più belli, per certi versi spesso erano un po' più ragionati e dovevano più ragionare certe volte, tanto ripeto, se comunque era un bollo, cosa che via via si è andato perso con lo Z, ad esempio. Oh madonna, posso fermare, devo fare attenzione. Attenzione, questo stage è lunghissimo. Il momento più basso è quando c'è stata l'invasione di Calabrese, Goku ha iniziato a mangiare. Dove non l'ho visto, ci ho provato, ma a me non riesco a farmi piacere storie di questo tipo. Vabbè, ci sta anche. Tu preferisci GT? T'ho cucito volta, vado a provare la fossa per riassare quel Verdeo. Anche. Oddio, perdeva anche nello Z. Alla fine, se ci fai caso, nello Z contro Vegeta non vince da solo. Non ce la fa da solo. Contro Freezer sì, spacca lui. E gli altri sucano. Contro Cell dà una mano ma vince Gohan. E contro Buu ha bisogno di Vegeta e di tutti gli altri per fare Genkidama. Quindi non è completamente Goku-centrico alla fine lo Z, eh. Vodka, perché... Vodka, bisogna assolutamente discutere. Perché ti piace Dragon Ball GT rispetto a Super? Aspetta, mi sembra che devo fare attenzione perché... Perde anche in Super. GT invece è tutto Goku-centrico. Senza Goku la gente non si fa un cazzo e vince sempre Goku.
Ma tuo padre ti picchiava ed era calabrese, perché di calabrese su venivi giù, no? È siciliano e mi ha lasciato i suoi debiti, brutta storia, no? La Terronia, brutta storia. Anzi, è sempre quella zona di Napoli. Sì, beh, gusti sì, ma cosa ti piace del GT? Cioè, sono curioso. Quale si la prendo male? Perché per quanto... Perché Mi io depura ti nel dico... modo più naturale. Plin plin. Perché io dico che il GT, anche da piccolo, lo guardavo, però vedevo un sacco di cose che non mi piacevano. E andando avanti, vedo un sacco di idee anche interessanti, però non sfruttate bene. Aveva delle idee fighe GT, ma secondo me sfruttate molto male, a parte alcune. Ad esempio, una cosa che mi piace di GT. Dite, beh, ciao Aztec. Quanto mo le prendo? E così facciamo mangiare le formiche. Ma no. Il Super Saiyan 4? GT Gran Turismo, Dragon Ball GT, siamo tutti qui. Non c'è Drago più Super D così. La sigla di Giovanni mi piaceva. Ti dirò, guarda, personalmente ti dirò, cazzo, che il Super Saiyan 4, Goku però, che Vegeta no. Il Super Saiyan 4 come idea e anche un poco come realizzazione, secondo me ci sta. Secondo me non ha senso chiamarlo Super Saiyan 4, non c'ha un cazzo di senso. C'entra un cazzo con gli altri Super Saiyan, non è neanche un'evoluzione di quel Super Saiyan, secondo me non c'ha proprio un cazzo di senso chiamarlo Super Saiyan 4. Però come idea, secondo me ci sta tanto. Vabbè, ammazzami piccolo, sono viva. È stato fatto di fretta, ha vari problemi. Cioè, io personalmente ti dico, non riesco, io ti ripeto, personalmente, non riesco a capire la gente che, cioè, a parte la questione di gusti, che gusti sono gusti, però, dico, non riesco a capire la gente che dice, oh, che schifo, super, mamma mia, che bello GT, in realtà era un capolavoro GT. No, il cazzo, il cazzo. Ti può piacere il GT quanto vuoi, per carità, ti può anche far schifo super e piacerti di più GT. Ma GT, Madonna, aveva 3.000 di problemi. Però fa attenzione, qua come mi ammazza. Lo fai anche tu? Vi ricordate la scena GT in cui un cerbietto si attaccava al seno di Pan? Vi ho ricordato un... Come? No, aspetta, al seno di Pan e un cerbiatto? A parte che Pan non aveva seno. Ma... cosa? No, non me la ricordo questa cosa. Quale seno esatto? Non me la ricordo affatto sta roba. Mio Dio piccolo! Devo concentrarmi troppo, non ce la faccio se no. No, io sono convinto che è molto più difficile con Krillin che con Goku. Almeno questi scontri, ecco. Il suo gioco magari no, ma gli scontri sì. Male, devo allontanarmi.
Porca di quella puttana. Non è partita. Ma non mi parte la cazzo di Kamehameha, porca puttana. Porca troia. Ma quale Sumox? Poi lo vedo un attimino. Devo dire anch'io ora ho messo GT, ma stiamo finendo una quest su WoW. Ok. La stascena della versione italiana, però me la ricordo. Boh. Porca di quella troiona. Ma comunque io il counter non lo riesco a fare quando non attacco. Ok. Lo tengo all'angolo. Forse lo tengo all'angolo ce la faccio. Guarda come voleva fottere, guarda. No. L'attacco a terra è buono contro lui. Crepa! Madonna! Però vedo quella cosa che è stata. Anche io esco GTA Super di tanto, nonostante ci fossero tanti episodi un po' filler, erano comunque tutti interessanti. Super sembra guardare un filler continuo, e non di quelli piacevoli, ma di quelli tipo stereotipato dell'Eterno e della visita alla spiaggia. A che punto sei arrivato a Super? Perché capisco che l'inizio proceda molto lento, ma a parte le filler che sono filler, credo che non era male, anche se non mi piacque affatto la cosa del Goku diventa piccolo e tutto quello che ne consegue. Sei serio alla fine? Ciao Narpo, buonasera. Cioè all'inizio praticamente sei rimasta. Le prime due parti di Super non sono granché. Sono rifacimenti dei film, che se già visti i film è un rifacimento. Inizia davvero da dopo. Quindi su questo punto posso capirlo. Non l'ho mai visto, mi sono andato a GT quando avevo 13 anni, ci sa. Stiamo parlando del... Scusa, quando si allenano con Virus parliamo della puntata
15? Tra la 15 e la 20? A meno che non ti stia riferendo a qualcos'altro che solo mi viene in mente. Scusa, mi fa vedere sta cosa di banda. Intanto che... Salve. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma seriamente l'ho provato, non mi ricordavo. Episodio 18. Cioè, stiamo parlando di Super che ha 130... 31 puntate, mi pare. Però sulla parte iniziale io lo capisco, eh. Su Super la parte iniziale... Anche perché i disegni pure di Super all'inizio fanno quasi del tutto cagare. Non sempre, però c'ha dei bassi davvero bassi. Migliora andando un po' avanti. Ha un po' altalenante, ma all'inizio aveva un sacco di problemi ai disegni. Soprattutto certe puntate specifiche. No, 131 mi pare che erano, però sì. Non so quanto cavolo mi sono pesati di averne visto 18 e se mi rotta. Guarda, io ti direi, se ti va, di saltare e arrivare e passare direttamente dalla 30 in poi. Più o meno, mi pare. Quando è che finisce... Se ti interessa. Quando è che finisce Freezer? Attorno alla 30, più o meno. Così se conosci già il film è un rifacimento. C'è qualche cosettina diversa, però, quello è. Ancora Freezer ci sta? Oggetto da collezione, bollitore acquisito, puoi selezionare piccolo. C'è Golden Freezer. È terribile. C'è Golden Freezer. C'è il goldone. Io l'ho scoperto, esiste pure Freezer nero. Freezer nero. No, Freezer nero non esiste. Chi è Freezer nero? Ah, nel manga di Super ha continuato, ci sta Freezer nero. Il manga di Super sta andando avanti. Sta andando avanti da un bel po' per i cazzi suoi. Puoi selezionare piccolo per un duello. Ah, posso usare piccolo per un duello. Dove devo andare, Erblu? Per quello che avevi detto tu della sfida. Black Freezer è recentissimo. Black Freezer. Black Freezer. Se l'è messo nel... Se l'è infilato nel... Nel... Come si chiama? Nel manga, no? nel continuo di Super del manga, madonna. Extra? Ah, in questa modalità le porte sono aperte? Ma perché la gente compra ancora roba? E perché Dragon Ball è famoso? Il fanservice attira un sacco. Aztec, non scoprire... Non scoprire mai, Aztec, Dragon Ball Heroes. Perché lì non c'è neanche una storia coerente. Non c'è neanche il tentativo di farla. È fanservice di roba a cazzo di cane così, tirata fuori dal nulla. Tipo, vedi Golden Cooler contro Goku Super Saiyan 4, per dire, cioè. Poi al primo livello ti faccio vedere una cosa, ok. Vabbè, è per dire, una cosa talmente di fanservice. Quello è il top del fanservice che mi viene in mente. Inizia il livello e allunga il bastone. Come lo allungo il bastone? Per vendere le carte, il cazzo se lo vede. Ma sì, ma infatti non te lo vedi bella donna. Su più A. E lo sto facendo, ma non lo fa. Lo fa solo nelle zone specifiche. No, ma è per dire, cioè. E poi tra l'altro. Sì, comunque io. Il manga di Super, praticamente fino a un certo punto segue quello che segue l'anime. Ma è molto più velocizzato e fatto peggio.
Mentre poi si fa, poi va per i cazzi suoi. Perché Super, l'anime di Super non va avanti. E non me lo fa. Sto facendo la combinazione. Non è vero che non... Abbiamo due film incredibili. Sì, vabbè, intendevo l'anime, non i film. Andate avanti col film di Broly e il film di Super Hero, là. Intendevo l'anime, io, che non proseguo. E poi mi chiedo a questo punto se mai riprenderà l'anime, se rifaranno i film nell'anime come hanno fatto con Toso. Forse ci vogliono tutte le sfere, eh? Come le piglio le sfere? Sono livelli nelle capsule. Ne ho prese tante di capsule, ma mi sa che non ho trovato neanche una sfera. Ah, ok. Quindi devo. Quindi qua le porte sono sbloccate in teoria. Aspetta, corro e vado a vedere se vedo la porta sbloccata adesso. Perché qua mi ricordo dov'era. Vedi, qua solamente posso fare A. Ecco, stavolta mi pare che era chiusa. Ecco, questa volta era chiusa, ora è aperta. Fare anche gli intenti dei personaggi, così li sblocchi e puoi usarli quando vuoi. Ecco una sfera. Ma i ritratti dei personaggi sempre nelle porte chiuse? Pensavo avesse altro che stato contenuto aggiuntivo. Ho trovato un'ascia. Sta porta era pure era chiusa. Sono in zona a caso. Uno è sopra la casa di Goku. Spesso dei sali di bastone per prenderli stanno in aria dove non si vedono. Però non lo posso fare, quindi forse devo prendere le sfere per farlo. Il menu degli oggetti. Quale menu degli oggetti? Esiste oh, oddio, esiste davvero il menu degli oggetti. Pensa, non l'ho mai aperto, ma forse non, ma prima non lo potevo aprire, forse. Scelta giocatore. No, ci sono solo loro due. Forse perché ho finito con Krillin adesso. Non avevo dubbi. Super acqua vitale, nuvola, radar del drago, super acqua del guerriero vitale, del guerriero vitale vitale, super acqua dell'abilità vitale del drago vitale dell'acqua. Minchia, quanti oggetti. Lui è il menu, io è il menu. L'uovo del demone. Ti serve l'acqua del bastone e magari lo trovo dentro le porte là.
Ecco un botto di roba. Ma io ho preso tanta roba. Per mezz'ago diremo di cose banabili del proposito. No, non lo fate. Però ragazzi, sì, domenica sera Keep Talking and Nomad Explodes. Sarà incredibile e impressionante. Andate da Ray e lo capite alle... No! Facciamo live insieme. Nel senso, voi li sentirete solamente. Ci sarò in live. E giocherò a Keep Talking Nomad Explodes e loro dovranno darmi indicazioni per disinnescare le bombe. Ok, quindi bisogna fare sta modalità e fare le cose, ok. Però non penso non lo so se vi voglio mettere a fare, perché sono tanti oggetti da recuperare, non lo so. Ora di certo no, magari lunedì posso continuare. Ho riprovato solo insulti, sarà divertente.